Allora, concludiamo con la premiazione della sezione danza. Tutti i ballerini qua sul palco, compresa la nostra etrusca di Galante. Io chiamerei anche Cinzia Brunetta se è in sala. Cinzia Brunetta c'è? Ci sono tre menzioni speciali. C'è una menzione speciale per la capacità di coniugare l'espressività armonica dei movimenti con la tecnica, per la presenza e per il suo stile di buona qualità artistica, all'artista Francesca Pastucci. Cinzia Brunetta, che è coreografa di molti dei balletti che abbiamo presentato, per l'eleganza essenziale espressa nella gestualità minimale e intensa della coreografia. Molte altre coreografie di questi balletti che avete visto sono di Etrusca di Galante, e anche per lei c'è... Anche per Etrusca c'è una menzione speciale, per la forza espressiva e simbolica di un'impostazione coreografica originale ed evocativa. E partiamo dalla sezione hip hop. Terzo classificato, Bye Bye Baby, della Gypsy Musical Academy. Secondo classificato, a pari merito, Tokyo Draft, della Gypsy Musical Academy. Applaudissima, sempre con la Gypsy Musical Academy. Al primo posto, E passiamo alla sezione a solo e passo a due. Terzo classificato, Take a Bow. Nella Gypsy sempre. E anche, allora, questa era presentata da due scuole, dalla Gypsy Musical Academy, danza e arte. Aggiungo solo una cosa, se non ricordo male, la coreografia di questo balletto è dei due ragazzi. Bravi, complimenti. Secondo classificato, Regina, di Trofal Dance. Sì, non è qui che stasera per l'impegno e la coreografia l'ha eseguita Cinzia Barbotti.
al primo posto, sezione danza solo e passo a due, un tram chiamato Desiderio. Passiamo ora alla sezione danza coreografia, terzo classificato, un brano che mi ha divertito moltissimo, Ubriachi della danza. Mi sento allenato molto per questa, è stata dura strada. Secondo classificato, Nothing at All della Gypsy Musical Academy. Al primo posto, Clessidra. Ho visto la sera eccezionalmente impegnata e giusta. E passiamo adesso alla sezione classico jazz, al terzo posto, Live Dance dell'Officina della Danza. Al secondo posto, Nia della Gypsy Musical Academy. Primo classificato, Parza! Abbiamo finito, volevo solo dire ancora una cosa, volevo qua sul palco di nuovo Teo. Il Teo, vieni qua Teo. Bravo Teo! Ricordare Trusa che avevamo una menzione speciale per te, ma nella confusione non è arrivata a teatro. Allora, ti chiedo scusa, ma te la faccio avere, era una menzione per insomma la tua multidisciplinarità, quindi la recitazione, l'interpretazione, il ballo, il canto, insomma, era una bellissima menzione. Ti chiedo scusa, perdonami, te la farò avere. Grazie. La serata finale del Touring Life Festival finisce qua, io mi auguro... Posso chiedere un applauso per Sandrina Pinas? Posso dire che è stato un lavoro entusiasmante, ha assorbito molte energie, non solo a me, ma a tutti coloro che hanno lavorato per il Touring Life Festival. Un ringrazio particolare quindi va a tutti i responsabili di sezione, a tutti i tecnici che sono qua in teatro, a tutti i protagonisti, a loro che questa sera sono stati premiati per la loro bravura, a tutti i pittori che sono saliti qua sul palco per la loro premiazione, grazie agli enti di nuovo, Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino. Speriamo che un altro anno qualcuno si accorga un pochino di più di noi e che magari ci dia un pochino più di spazio. Grazie veramente di cuore.